vi faccio vedere questa foto, perché questa foto sui giornali non la trovate. Sui siti, sulle home page di Corriere, Repubblica, di tutta questa schifezza che è chiamata giornalismo, e che giornalismo che oggi si accorge del casino che avevano combinato in Afghanistan, ok? Bene, questa foto non la trovate. Ve la faccio vedere. Poliziotti, servitori dello Stato, sottopagati, costretti a mangiare un panino. Ma questo è un panino in libertà, contro la mensa di Stato. Perché questo governo di vigliacchi, questo governo di traditori, è riuscito ancora una volta a cambiare le regole di nascosto attraverso un questionario compilato da chissà quale anonimo funzionario di chissà quale cazzo di ministero. Allora Draghi, tu ti devi vergognare. Tu, il ministro Lamorgese, il ministro Speranza, voi siete una massa di inutili inservitori dello Stato. Voi non servite lo Stato, voi servite altri. E lo state dimostrando. Cosa serve? A cosa serviva umiliare dei servitori dello Stato? Perché questa foto fa paura alla stampa? Perché questa foto non viene messa? Questo libero panino, che è un segno di libertà, è un segno di non voler abbassare il capo rispetto a delle norme che con la sanità e con la salute non c'entrano un cazzo, come non c'entra un cazzo il Green Pass. Il Green Pass è soltanto un cretino documento, stupido documento, è un vigliacco documento attraverso il quale cercate di portare alla vaccinazione di Stato. Ecco perché vi dovreste vergognare, ecco perché siete dei vigliacchi. Voi siete non servitori dello Stato, voi servite ben altri poteri. E io non vedo l'ora, Draghi, di dire quando è che arriva in aula. Quando è che arriva in aula che gliele diremo tutte? E intanto comunque continueremo a riempire le piazze. Perché a furia di riempire le piazze, per esempio in Sicilia Musumeci ha ritirato quella norma che aveva prodotto nella follia del vaccinismo, del green passismo, di tutte queste idiozie che tutti i giorni inondano telegiornali, fin tanto che non è successo quello che sapevano tutti che prima o poi sarebbe successo in Afghanistan e a Kabul. Quindi oggi i giornali sono pieni di notizie che bastava guardare un attimo i fatti internazionali, ma ovviamente noi mica possiamo permetterci di guardare un po' oltre il nostro nasino. E infatti c'è cascato dentro anche Di Maio, che era al mare perché non sapeva un cazzo, perché noi non sapevamo mai un cazzo. Ma ripeto, questa foto, così come quest'altra, prendere il vassoio e mangiare sulle scale, quanto pagano? Quanto lo Stato paga i poliziotti? E quanto lo Stato paga il personale della scuola, gli insegnanti e il personale non insegnante? Quanto? Niente, sono i sottopagati, ok? Eppure adesso rischiano di perdere il posto, perché? Perché non si uniformano al Green Pass. Guarda, ma siete veramente dei maledetti. Voi state rovinando la vita delle persone e poi vi fate belli di parole tipo bisogna farlo in rispetto delle persone che sono morte. Sapete, per rispettare queste persone cosa dovevate fare? Consentire delle vere indagini su quello che è successo. Perché non ci volete dire tutta la verità rispetto alle conseguenze anche delle vaccinazioni? Perché non possiamo mai sapere le conseguenze anche rispetto agli under 18? Perché non possiamo conoscere quei dati? Perché continuate a raccontare pezzetti di verità? Perché continuate a nascondere, come ha fatto AIFA l'altro giorno, ciò che di fatto viene ormai dato per tutti come un elemento acquisito, che il vaccino non è affatto l'unica risposta possibile. Se qualcuno ci chiede è libero di farlo, per l'amor del cielo, ma non dovete imporre il vostro vaccino di Stato alle persone che dentro la legge, quindi rispettando la legge che non prevede l'obbligatorietà vaccinale, scelgono di non vaccinarsi. Quindi siete dei vigliacchi, è un governo di vigliacchi, e questo governo è sostenuto da forze politiche che stanno facendo resistenza alla trasparenza, alla verità. E sono tutti uguali, tutti, dal PD al Movimento 5 Stelle, alla Lega, all'EU. Siete tutti uguali,
perché state dentro questo governo qua e attraverso i vostri sindaci, attraverso i vostri governatori, non fate nient'altro che replicare quello che fate a Roma. Ecco perché giocate, giochicchiate a sfottervi un po'. Ma la gente l'ha già capito, i cittadini l'hanno già capito. Ma io giuro, io mi auguro davvero che tutti i resistenti, in qualche modo, alle prossime amministrative diano una legnata elettorale, democratica. È assurdo, tutto quello che sta accadendo è assurdo. Vado a guardare guardate, allora, questo qui è il Corriere della Sera, ok? Allora, vediamo un attimo perché c'era Green Pass immensa, eh? I sindacati all'attacco, anche quelli di polizia, e mettono una foto stupidissima. Perché hanno avuto paura di mettere quella fotografia lì? Perché le fotografie scioccano. Vedere servitori dello Stato, vedere agenti di polizia che già hanno a che fare con l'assurdità di un sistema per cui loro si fanno il culo e prendono dei teppisti e poi li portano davanti ad un giudice e questo giudice li lascia liberi, perché c'è ormai un'assurdità incredibile a livello normativo, altro che sicurezza. Cioè, questi lavorano, poveri disgraziati, e si trovano sempre a che fare con qualcuno che libera e vanifica e neutralizza il loro lavoro. Ma perché avete avuto paura di pubblicare questa fotografia? Perché il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, la RAI fanno schifo, perché sono nient'altro che i pappagalli di palazzo. Dov'è il giornalismo? Qual è il giornalismo? Il Corriere della Sera addirittura a Milano, ma anche la RAI, sono riusciti addirittura a nascondere la mia candidatura sindaco di Milano. Poi ci vediamo nell'urna e vediamo se tutti i vostri sforzi tesi a nascondermi e a nascondere Italexit verranno premiati. Tanto quelle piazze le riempiamo lo stesso. Io stasera vado a Cagliari e andiamo a raccogliere le firme contro il vostro maledetto fottuto Green Pass. L'inutile Green Pass, che non sapete neanche più come gestirlo. Io, guardate, sono sicuro che sarete sommersi di ricorsi, e tanti altri ve ne faremo appena cominciamo ad aprire il discorso delle scuole. Li difenderemo tutti gli insegnanti resistenti, tutti. Ma dai, ma siete dei buffoni. Arrivano direttive da Palazzo Chigi e arriva con una risposta alle domande frequenti. Palazzo Chigi ha chiarito che ci vuole il Green Pass per le mense aziendali, con le FAQ, con un questionario. Ma stiamo scherzando? E tu, Mattarella, lei presidente Mattarella, ma dov'è? Ma lei dov'è presidente? Va bene che siamo nel semestre bianco, ma non è che c'è un letargo nel semestre bianco? E mi prendo la piena responsabilità di quello che sto dicendo. Il semestre bianco non è il letargo del Presidente della Repubblica. Il concerto di Salmo senza mascherine diventa un caso. E dov'è il questore? Perché il questore non va a casa? Perché il questore non va a casa? Musumeci, quest'altro Musumeci. Alle feste 300 invitati e nessuna protezione, adesso ne paghiamo le conseguenze. E quando un mese fa si festeggiava i trionfi della nazionale, tutto bene? O eravate anche voi lì festanti, perché mica si poteva andare contro l'entusiasmo generale collettivo? Adesso il problema sono 300 invitati alle feste e ai matrimoni. Ma dai, ma guardate che vi state riempiendo di ridicolo. Repubblica manco tocca la questione. Ma dai, ma assolutamente. Vabbè, ragazzi, io veramente, quando uno mi dice cosa dobbiamo fare, dobbiamo continuare a riempire le piazze, ci devono vedere che non stiamo mollando su questo. Quindi le piazze devono essere piene, continuiamo a firmare, continuiamo a sostenere tutti gli appelli, continuiamo a prendere coscienza che abbiamo dei diritti e li faremo valere, perché prima o poi ci sarà un cazzo di giudice che ci darà ragione. Porca puttana. Perché qui stanno veramente offendendo i diritti dei cittadini, i diritti dei lavoratori. Ma come, tu per andare in fabbrica non hai bisogno del Green Pass e per andare in mensa hai bisogno del Green Pass? Questi poliziotti che praticamente hanno a che fare a volte con le peggiori situazioni, e tu li umili così, vi dovete mangiare un panino fuori.
ma Lamorgese, ma non ti vergogni, ma ministro Lamorgese, ma quando ti levi? Ma quando ti levi che non sei capace di fare un cazzo? Quando c'erano tutte le manifestazioni dei lavoratori, hai schierato l'esercito. Eh? Ma dai, vi dovreste vergognare, vi dovreste. Speranza è ancora lì, perché alla fine del cinema Speranza è ancora lì, e nonostante ci siano stati tre mozioni di sfiducia, ci sono state tre mozioni di sfiducia e ancora lì, perché evidentemente qualcuno lo tiene, lo regge, così come qualcuno continua a reggere, Bordone alla Lamorgese, al governo, irresponsabili, ma responsabili di che? Ma ragazzi, stanno sbarcando, fra un po' vediamo cosa succede con tutti questi afghani che arrivano, Ah, mamma mia, è assurdo. Vabbè ragazzi, noi ripeto, continueremo la nostra battaglia, noi la continueremo e staremo accanto alle persone che fanno valere la testa e fanno valere i loro diritti, perché qui c'è un'assurdità, tutte queste norme fatte di nascosto, ma sono proprio vigliacchi. Va bene, ragazzi, per chi fosse in zona, io oggi sono a Cagliari e non soltanto staremo a raccogliere le firme, ma avremo modo di chiacchierare insieme, dirò alcune cose. So che altre piazze sono state organizzate, altri banchetti di raccolta firme sono stati organizzati dappertutto, ma dovunque, quindi basta andare sui nostri canali social e trovate l'elenco delle piazze. Va bene ragazzi, io vi saluto, non molliamo, noi non dobbiamo mollare neanche di un centimetro, perché siamo costituzionalmente ribelli, è la Costituzione che ci sta dicendo che abbiamo ragione e loro stanno smontando la Costituzione. Ciao ragazzi.